Ci lascia poco spazio Intanto Giovannelli per dice di tirare lui la boccia di volo. Si sente sicuro. Vi ricordo che Giovannelli negli anni 90 è stato uno dei più grandi, diciamo, avversari di D'Alessandro, che era il momento clou di D'Alessandro. Giovannelli era l'unico, vi ricordo che Dante me lo diceva sempre, era l'unico che riusciva ad impensierirlo. impensierirlo con le sue bocciate di volo, le bocciate avverso. Questa di Giovannelli. Marco mi sembra tirata un po'. No, passa, passa. Passa, meno male, sì, meno male per lui, ecco, perché è una partita molto più alta. Rimette una boccia a bersaglio. Ma non so quanto sia meglio perché Dipende bisogna vedere, vedere. il pallino è più o meno centrale. Infatti quel pallino potrebbe andare proprio dritto e guardate dritto cosa c'è, c'è la boccia bianca. Dopo un accosto non perfetto di Porrozzi, Rosi tira a pallino e gli rimane molto stretto a fondo campo. Quindi ancora bocce pari. Andiamo Giovannelli. No, sotto le mani, no. Aia. 2 punti strettissimi. Allora, è successo qualcosa di incredibile. Ha tirato sotto mano una boccia che andava assolutamente tirata di Sopra mano. soprammano, anche a costo di sbagliarla. E Sì. guardate come ha giocato questo pallino. E Mirko. Mentre Mirko ha una bocciata delicatissima perché l'avversario è a 7 e come vediamo dietro al terzo punto non passa. Quindi secondo me dovrà tirare davvero molto molto bene. Colpo di classe Dichiarato pallino. di Mirko. Bocciata favolosa, pallino al verso. Un vero fuori classe. Guardate co come ha Sì. cambiato completamente Anche perché l'andamento vi ricordo di che questo tiro. il punteggio è 7 a 5. È incredibile. È 3 partita per punti, terra. 3 punti a Partita terra. per terra. Intanto vediamo Mancini che ha la boccia della partita perché se la colpisce forse può salvare tutto. La colpisce Colpita. bene, la colpisce bene. Colpita e probabilmente ha messo almeno un punto a terra. Mamma mia, guarda, sta succedendo davvero, è un finale training di queste due coppie. E però Mirko a quel bersaglio lì, se tira forte o alla sua corta o allo stesso bersaglio, comunque deve provare Sì, a portare via anche perché tutto. qui c'è o partita per uno o partita per Deve l'altro. tirare fortissimo qui Mirko, deve proprio. O partita per uno o partita per l'altro, guarda. È tanto che non vedo più un incontro così. Due Due punti? Due punti punti, va addirittura. bene, 2-1, alla fine è la stessa cosa. Deve portare via tutto, Mirko. Non so quanto spazio c'è per portarle via tutte, perché come vediamo da questa immagine Mirko si deve mettere tutto in diagonale, quindi non può colpirla a sinistra, ma potrà colpirla solamente a destra. Potrebbe, secondo me, tirare anche forte la sua corta. Qualcosa succederà. Mirko si sta prendendo tutto il Eh tempo sì. necessario per decidere e credo che alla fine Sette pari tirerà pure di qua. forte la sua corta e seguiamola perché si è messo Sì. proprio lungo la E tavola. secondo me è l'unico modo per portare via quelle due bocce bianche. E tirerà forte questa Sì. boccia che vedete qui, inquadrata. Secondo me ha fatto partita, ha fatto partita, ha fatto partita. Guardate le Sta in telecamere, Argentina 8-7 in questo finale mamma allucinante, mia, che no? tre Ve punti che l'ho fa. detto, 7 pari di qua nella coppia 8-7. Mamma mia, adesso comunque dobbiamo andare nell'altro campo perché Secondo me sì, intanto Giovannelli ha accasciato, secondo me sette pari. risentiranno di questo finale.